Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Tommaso: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, lo farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò». Gesù, per dirlo un po' fortemente, ci sfida alla preghiera. E dice così: «E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò». È forte questo. Abbiamo il coraggio di andare a Gesù e a chiederle così: «Ma tu hai detto questo, fallo». Fa che la fede vada avanti, fa che l'evangelizzazione vada avanti, fa che questo problema che ho venga soluzionato. Abbiamo questo coraggio nella preghiera?